L'iPhone 4 è molto più che un iPhone 3, insomma da 3 a 4 c'è una bella differenza, no? Non sono mai stato un matematico, ma credo che 4 sia più di 3, cazzo. Nel 2007 dovevo chiamare mia zia, ok? Steve mi ha detto: Greg, che ne dici di inventare un nuovo telefono per l'occasione? Ma doveva essere una cosa straordinaria. Ha provato a spiegargli che in realtà dovevo solo chiamare mia zia. E lui mi ha detto: e se ti licenziassi? E improvvisamente ho capito che il mondo aveva bisogno di un nuovo telefono e che Steve era un genio assoluto. In un paio di settimane ho fatto realizzare questo prototipo in Cina e poi abbiamo tradotto le scritte in tutte le lingue. L'idea di inserire una fotocamera frontale in un telefono non era mai venuta in mente a nessuno. Così, quando Steve ci ha chiamati nel suo ufficio per dircelo, è stato bellissimo. Eravamo tutti euforici, c'era chi pisciava dalla finestra, chi gridava al miracolo, insomma la fotocamera frontale. È stata una gran figata di scoperta, non so se mi spiego. E tra l'entusiasmo generale Steve ha detto: esageriamo. Allora gli ho detto: te ne metto una anche dietro, di fotocamera intendo. Allora è stato davvero il finimondo. L'idea era semplice, dovevamo solo capire dove montare due fotocamere sullo stesso telefono. Una davanti e l'altra dietro, o una a sinistra e una a destra. Sembra una cosa stupida, ma c'è chi si è suicidato per molto meno. Eravamo lì che dicevamo: la mettiamo prima davanti o prima dietro? E Steve ha detto: non importa dove la mettete, basta metterla, cazzo. Un'altra cosa che Steve voleva assolutamente nel nuovo iPhone 4 era l'effetto funghetto allucinogeno anni 60. Una roba del tipo che tu guardi un oggetto che poi si sdoppia, insomma, ma in questo caso quello che vedeva l'occhio sinistro doveva essere diverso da quello che vedeva l'occhio destro. Avete presente gli occhiali con le lenti diverse? Ecco, Steve voleva fare un telefono che si potesse utilizzare dal medico durante la visita oculistica. Ma noi facciamo computer, mica facciamo cannocchiali, cazzo. Steve però era irremovibile, così abbiamo comprato una macchina per fare lenti a contatto sperando di farlo contento. Producevamo almeno 2 milioni di lenti al mese, il doppio dei nostri iPad. Avevamo già prodotto il primo prototipo di occhiali, gli eyeglass, ma dell'effetto funghetto non c'era traccia. Invece che sdoppiarsi, l'immagine era sempre più definita, così abbiamo pensato che fosse molto meglio lasciar perdere. Il display? Che assoluta figata! Puoi guardarti i brufoli, puoi contare i peperoncini, puoi leggerti le favole, puoi voltare pagina, vaffanculo, e poi cic e ciac, tac, vuoi fare uno scherzone? Mandi un sms, anonimo ovviamente, e se qualcuno ti sluma, tac, premi qui e fai finta che stai leggendo il giornale. Bisogna essere rapidi però. E quando fotografate la vostra fidanzata nuda, ci avete pensato? Cic e ciac, andate a cercare la foto del perizoma e la nascondete qui dentro. E ci mettiamo dentro anche quella del perizoma di Steve. E quando voglio vedere quattro chiappe, tac, compaiono le chiappe. Il nascondichiappe modestamente l'ho inventato io. Un'altra figata assoluta è leggere le mail. Le puoi leggere da qui, oppure le puoi leggere anche da qui. E qui sono ancora duplicate. Le mail sono sempre le stesse, no? Ma così sembra di avere il doppio degli amici.